Sì, ho detto che l'hip hop è quella roba che ti permette di andare dentro un club e fare il figo con le Jordan, o andare in giro con i Timberland e non essere strano, capito? Di andare in giro con i cappelli da baseball e sono fighi, capito? Questo è Cioè, l'hip hop. cazzo, è una definizione interessante perché a Resa una volta ho fatto un'intervista e lui fa tutto il mondo dovrebbe ringraziare l'hip hop per poter andare in Forse l'ho ufficio con delle rubato proprio da scarpe da quell'intervista ginnastica. tua, questa. Io credo ai miracoli perché ne ho fatto tanti. Perché è già un miracolo che non sparo a sti babbi. Sono il figlio di Dio, rappo i suoi Lex comandamenti. Asel, DJ Crime, Fegato. Esatto. Allora, ma voi due avete già fatto delle cose insieme o tutto l'album è nato di spontanea volontà per fare delle cose insieme? No, non avevamo mai fatto niente insieme, c'era solamente questa voglia di farlo. Dunque, siamo partiti direttamente col progetto sulla lunga distanza. E avevate già il concept in testa o vi siete dovuti rimpallare un po' di beat e rime e capire dove Allora, andare? diciamo che inizialmente io l'avevo registrato su delle altre basi, e poi l'ho contattato e lui ha prodotto tutto quanto. Ha fatto una full immersion pesantemente nei testi, infatti le basi dialogano molto con i testi. Anche ci sono voci campionate che ritornano e che sono sempre a tema è stato abbastanza impressionante il lavoro che ha fatto lui, perché appunto l'ha fatto, cioè io ho fatto il mio e poi lui ha fatto il suo, diciamo, ecco. Oh, Abbiamo lavorato in maniera un po' strana. sono molto curioso sempre quando si parla di collaborazioni di gente che non vive neanche nella stessa città, no? Che sono molto fattibili al giorno d'oggi perché ci si rimpalla materiale in maniera facile. Voi vi siete visti tanto per scrivere e registrare o è nato tutto a distanza, Crime? Noi ci siamo visti una volta, la prima, poi ci siamo forse rincontrati ad un live, ma sai, durante le serate è sempre una dinamica fumosa, quando va bene, fumosa. E Esatto. poi lui mi ha sostanzialmente contattato, cioè mi ha proprio scritto: ti devo dire una cosa, ti devo proporre una cosa. È arrivato con il pacchetto già finito. Io devo dire, non sono un producer da session, so anche con le persone con cui ho lavorato, magari quello che si intende come session, cioè il confronto arriva dopo, quando io ho già fatto un mio, come dire, percorso, ho già un'idea bella solida, allora cominciano le contrattazioni più Chiaro. che il confronto. E invece lui è stato, per quanto mi riguarda, fantastico, un sogno veramente. Dico, guarda, il disco c'è, è più o meno così, fai quello che ti senti. Poi sono scomparso quella settimana 10 giorni, io l'ho passato, lui è scomparso un'altra settimana 10 giorni, perché ovviamente lui aveva in testa quello che aveva Sì, registrato. è abbastanza sconvolgente quando fai una canzone e poi viene remixata, perché, cioè, io non so, l'ho scritto e interpretato il testo, sentito con un'altra atmosfera, un'altra produzione, sembra quasi che, cioè, dica delle cose diverse. Certo. Eppure le ho scritte io, le conosco bene, so cosa volevo dire. Invece l'atmosfera a volte sembra quasi cambiare il contenuto, no? Tra Sì. l'altro questo è Fegato, visto che ce l'ho in mano, ragazzi, Perfetto. E versione avete vinile. voluto stamparlo in vinile anche? Sì. Oltre a lanciarlo nelle piattaforme. Cioè, questo è il mondo a cui vi riferite, soprattutto Crime che ci ha Questo te lo messo. regalo. Grazie. O almeno lo tengo io, lo conservo. Questa è la copia di Fegato per AL Magazine che testimonia questo passaggio in stazione nostro. Com'è Esatto. stato metterci le mani sopra la parte di vinile, di scratch, di riarrangiamento? Hai fatto i beat e poi hai detto no, ma qua ci scratch, il ritornello lo costruiamo così? Oppure è stato tutto un treno? Ma allora io devo dire, se ci sono degli scratch, non se ce ne sono tanti, ma se ci sono gli scratch devo ringraziare lui, che è più fan di me della questione scratch sui dischi. Io Sì, sono, diciamo che lui diciamo. non li voleva fare più di tanto, non so se non perché appunto ha questa non mania di protagonismo o non lo so, comunque ho insistito io perché assolutamente li volevo, perché poi disco con DJ Crime, un DJ della Madonna, volevo gli scratch. A parte che io li vorrei sempre gli scratch, però poi dipende anche dal genere, questo genere poi ci stavano proprio bene, insomma, Certo. dunque. Poi in tutto il disco ci sono citazioni al fatto di mettere mano Ma no, alla ai dischi, console, no? esatto, sì, l'ho voluto fare un po'
al vecchio stampo, sì, MC e DJ. Esatto, no? Si sente questa cosa, cioè anche nella scrittura, nella struttura dei pezzi, c'è proprio quel respiro lì, che è un respiro di musica dal vivo, tra l'altro, è una tipologia di rap tuo che rende dal vivo, sai. Infatti quando abbiamo fatto i concerti, poi adesso ne abbiamo fatti un po', ne faremo altri, ma questa sinergia si sente tanto, funziona tanto bene, e c'è proprio quella cosa del rapper e del DJ, che poi è la formula classica, la migliore. Poi sempre sulle cose un po' reminiscenti del passato, Fegato ha tante interpretazioni come concetto, no? C'è il fegato più legato al mondo dell'alcol, c'è il fegato più legato al mondo del coraggio. Del coraggio, sì. E spesso le due cose tra l'altro si mischiano, esatto, in maniera tutto efficace. L'alcol è detto anche coraggio liquido. Esatto. No? Il fegato è anche quella parte che prende la roba tossica e la rende non tossica, no? Che la fa assimilare al corpo. Che la fa assimilare al corpo, no? Ma noi diciamo, per ascoltare questo disco ci vuole fegato, cioè anche l'ascoltatore deve metterci un pezzo del suo fegato. Io non penso si fosse, come dire, fin dall'inizio ci fosse l'idea di... A me già, quando mi ha dato tutto il materiale, sentivo che c'era un unicum. Però una volta trovato il titolo, come dire, sai qual è l'uscita dell'autostrada, che dici, ok, devo arrivare lì, è questa la cosa. È importantissimo, e secondo me non è neanche banale dare i titoli. No. È stato veramente bravo lui a fare una foto di tutta la cosa, anche forse dopo è arrivato il suono. Sì, il titolo è arrivato proprio alla fine. Però in realtà adesso a volte succede queste cose, no? A volte ci sono delle indecisioni, a volte anche nella tracklist dici questo pezzo lo metto, questo non lo metto. Poi invece quando il prodotto esce, adesso io non riuscirei mai a immaginare un altro titolo. Cioè, questo disco è Fegato e basta. E sembra quasi che siamo partiti dall'inizio con questa consapevolezza. Forse da qualche parte c'era dentro. C'era. Sì, però non riesco a immaginare un altro titolo. No, in effetti sembra quasi un concept album, no? È un, perché mezzo concept album. Ci arrivi nei testi, cioè non sono i primi pezzi che parlano di quella cosa, ma è la parte centrale del disco che affronta più quell'argomento. Sì. E la copertina meravigliosamente disegnata, tra l'altro, chi l'ha? L'ha fatta Leo Amati. Ok. Che ha sposato completamente le nostre follie, perché... Sì, perché diciamo che sia io che lui siamo abbastanza maniaci del controllo. E dunque Leo ci aveva messo 2 mesi per fare la copertina, più dopo tutto il resto del progetto grafico. Poi ha fatto anche un video set, che chi viene live, venite live a vederlo, perché rende, è una figata. Quindi grande Leo, che realmente ci aveva messo 2 mesi solo per fare la copertina, perché lì avevo un'idea, io ne avevo un'altra e non mollavamo un cazzo. E questa, fra l'altro, mi pare fosse, se non la prima idea, una delle prime, nel senso che comunque era stata sì, fotografata, e poi è lui sì, ma... Gliene abbiamo fatto fare 1 miliardo. E poi siete tornati indietro. Sì, però come ha detto poi giustamente lui, mentre a noi gli chiedevo scusa, mi ha detto, ma va bene, abbiamo esplorato. Sì. No, come dire... Sì. Però poi altre cose che lui ha fatto le abbiamo utilizzate, per esempio per fare le magliette, abbiamo, esatto, cioè anche il pugno al fegato, che nella box, no, c'è anche questa, certo, cosa, no? Cioè, puoi fare i KO con i pugni al fegato, no? Dunque, poi altre parti grafiche, le grafiche sono come il maiale, non si butta via niente, no? Non si dice così. Si dice. Esatto. Ma a proposito poi di musica dal vivo, come esce Fegato dal vivo, così come si rappresenta? DJ, MC, nulla più? Sì, e spesso tanti ospiti, tanti, okay, ospiti, perché ci piace ospitare, poi sul palco conosciamo tanti rapper forti e quindi insomma le porte sono sempre aperte per chi rappa bene. Poi ai nostri concerti scatta sempre il momento folle, posse cut, cose. Quindi anche fuori da Fegato? Ah sì, assolutamente, anche perché il disco è abbastanza corto, però questo genere di dischi, cioè secondo me è molto attuale questa lunghezza di dischi. Chi segue un po' la scena underground americana, così vede, hai visto come fanno gli americani, cioè un, sì, po' sì, in generale, o fanno i dischi interminabili, quelli che vogliono andare poi in classifica con gli streaming eccetera,
però ovviamente questo non ci riguarda. L'altra scena invece fa dei dischi abbastanza corti. Corti, con tanti pezzi, con tante idee dentro, quasi sì, uno showcase di talento ogni volta, no? Cioè mai più di 2 strofe, non sia mai. No, 2 strofe... Fastidiosa terza strofa. No, la terza strofa... io... stata bandita nel 99. Io nel mio primo demo ero partito tutto con 2 strofe, però nel rapid in Italia comunque ancora si facevano le 3 strofe, ma... Ma te sei un visionario. Io sono un visionario. Te lo sapevi. Sì, ma adesso andiamo con una e basta, dai. Esatto. E non avete neanche tanti ospiti sul disco, no? Pur essendo parte di una scena, tu hai sì, tanti amici, sei sui dischi di tante persone. Sì. E invece questa volta 4 ospiti in tutto, su 2 pezzi. Su 2 pezzi, esatto. Centrati. Due pezzi vicini tra di loro. Perché volevamo rimanere io e lui. Poi chiaramente ci piace invitare gli amici, però li abbiamo... Cioè, secondo me sono perfetti, danno un po' di variazione per dopo ritornare nel finale. Sì, probabilmente lui anche voleva, come dire, essendo un disco secondo me molto personale, alla sua maniera ovviamente, però molto personale, voleva invitare qualcuno che in qualche modo condividesse sì, anche esatto, una... non soltanto ecco, fare musica, non ci sarebbe niente di male, ma anche un percorso di vita, chiaro, di artistico... è stato insomma arricchito parecchio, secondo me era giusto così. Sì, non, sì, sì, sono convinto, non lo immaginavo come un disco con tanti featuring, anche perché arrivo da un disco, il mio disco precedente, Mercato Nero, dove invece è quasi un producer album mio, sono 12 rapper, 14 poi nella versione vinile barra deluxe, comunque tante voci, tante cose. Adesso volevo il disco, cioè volevo esserci io con le mie cose. Tra l'altro questo disco qua, c'è della gente addirittura che mi ha detto che è il mio disco conscious. Io pensavo di aver scritto il mio disco più ignorante, più brutto, più crudo, diciamo. Invece adesso è diventato il mio disco conscious, no, capito? Però... Non sai mai come viene letto dagli altri, no? Magari quello che per te è un po' sì, più istintivo e anche, boh, a volte rabbioso, spancia, sì, dagli altri viene letto come un concetto un po' più profondo. Sì. Bello questo. Sì, sì, assolutamente. Questo perché non ci si rende mai bene conto poi di quello che si fa fin quando non, perlomeno non esce, no? Sì. E poi te ne rendi conto anche delle opinioni che ti dicono gli altri spesso, no? Sì, non è che andiamo a caso, ovviamente, noi facciamo le cose con un'idea in testa, ovviamente, ma io non riesco a rendermene conto finché non me ne distacco un po' poi dal... Sì. E com'è stata l'ispirazione invece per dare il tappeto sonoro alle sue parole, visto che sono arrivate prima quelle? C'è dentro veramente tanto a livello di suoni, campionamento, ispirazioni di generi, ispirazioni di scene contemporanee, scene passate... Allora, tanta tecnica, anche perché ho portato, cioè, intanto ti ringrazio. No, è stato... Io sono un feticista delle, come dire, degli elementi delle canzoni, ovviamente, quindi potessi forse desiderare, esprimere un desiderio, vorrei avere tutte le strumentali a cappelle del mondo per poterle sentire da sole, perché per me anche la session di registrazione di una voce è già una canzone, nel senso che per me è ascoltabile tranquillamente anche solo una cappella. Io ci trovo. Infatti lui questo disco modo, all'inizio ecco, io gli ho dato le a cappella, cioè mm-hmm, che non sono neanche mai state riregistrate, sono esattamente quelle che sono nel disco. Sì, non le ho ascoltate le versioni, diciamo, quelle registrate, quelle con i type beat o con delle ispirazioni. Io ho sentito le a cappelle e volevo, come dire, entrare in una tensione, in un'energia, e volevo anche capire in mezzo a quello che diceva lui, però qual era il punto poi magari di un testo, e quindi magari un pezzo molto crudo, invece la frase principale era quella lì che ti mostrava un suo lato magari un pochino più nascosto, e allora l'atmosfera doveva in qualche modo andare a mettere il focus su quella cosa lì, e quindi su un beat che ho ascoltato, magari era un pezzo molto dritto, crudo, invece aveva bisogno di molto respiro e dare tutto lo spazio possibile. Ed è stato più o meno così, quindi alcune volte magari partivo dagli arrangiamenti, un approccio old school, volutamente, quindi... Esatto, proprio così. Di suoni, no, ma proprio guarda, è perfetto, perché è tagliato con la mannaia volutamente, sì, senza troppi, come dire, fronzoli anche tecnici. C'è una tecnica, ma non quella che, diciamo,
primeggia oggi nelle canzoni, quindi è molto crudo anche per stare dietro. Magari altre volte parti dalla batteria, perché a me piacciono per esempio molti pezzi solo batteria, alla Run DMC, capito? Cioè nel senso ci sono dei riferimenti specifici, alla stessa maniera anche i sample vocali che riprendevano dei temi all'interno del testo, quindi è stato sicuramente un lavoro a più livelli, è strutturato, sono stato super felice quando lui ha cominciato a prendere tutti i layer, i riferimenti, ci siamo capiti immediatamente, lui mi ha detto hai fatto questa cosa così, bene, allora la mixerò io, la masterizzerò io perché so dove vuoi arrivare, cioè nel senso comunque c'è stata veramente una sinergia e anche una fortuna nel riuscire a parlare la stessa lingua, alcune cose sono inspiegabili, ecco, invece ci siamo capiti senza dirci quasi niente. Sì, abbastanza, per me è stato abbastanza appunto sconvolgente il fatto che lui ha preso appunto, ha creato un ambiente sonoro che mi è subito piaciuto, cioè ci ho messo un attimo, una settimana a cercare di capire, a risettarmi un po' la mia visione del globale, però mi è piaciuto tutto. Abbiamo cambiato due strumentali, che anche lui non cominciano, erano le stesse che non mi tornavano a me, però voglio dire, è già tanto così, cioè mi sembra già tanto perché... Poco. Prima collaborazione, andare d'accordo... Ma non solo, lui mi ha anche detto, ha fatto, guarda, cioè già 7 cose mi ha mandato, vanno bene, non è scontato. No, non è scontato. E poi l'ho capito con gli altri beat, perché effettivamente, ma non lo so, per me rimane comunque una di quelle magie un po'... Sì, ci vuole un po' di culo, sì. Sì, anche. Sì, anche perché nelle poche cose dove non andavamo d'accordo non riuscivamo... A trovare la quadra, poi. Sì, ci avevamo messo un sacco di tempo, infatti a un certo punto ho detto fortuna che i primi 7 pezzi sono andati così, perché... Perché lui è tanto pignolo, eh. Sì, però mix e master l'hai fatto tu. Sì, mix e master l'ho fatto io, perché poi su certi pezzi mi sono fatto dare da lui tutte le separate, su alcuni pezzi mi sono fatto dare da strumentale ad alta qualità e l'ho solamente poi inserito, perché non ho questa cosa di voler strafare per forza. Se una cosa serve si fa, se non serve non si fa. E sono andato a mettere le mani dove serviva per poi arrivare alla... un prodotto omogeneo, corretto. Mi piace perché ci sono diverse cose che sembrano quasi antitetiche, no? Tu hai un minimalismo nella scrittura, nella registrazione, cioè c'è sempre lo stesso schema, la voce precisa, i cori fuori, sì, quasi più divertenti, sì. E quindi sono quei due elementi lì, non c'è mai altro di particolare, no? Sì. E quindi ritrovarlo anche nel mix and master, questo less is more, cioè sì, se tocco di più poi non va bene, va già, funziona così perché toccarlo. Sì, 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 ho un viaggio totale nel minimalismo e lo sto perseguendo da tutti i miei ultimi anni, sto cercando sempre di togliere, di lasciare solamente quello che serve e basta. E ne abbiamo parlato con Crime e gli ho detto a me piacerebbe che, cioè per me l'hip hop comunque è il loop principale, deve essere figo, deve potenzialmente bastare, per cui andiamo con quello deve essere forte, poi andiamo a mettere delle appendici che gli diano delle aperture, cioè in certi punti riempiamo in modo tale che in tutto il resto lasciamo vuoto, e così abbiamo fatto, insomma, lui poi perché è un minimalismo ricco, non so. Certo, certo, infatti non vuol dire che sia povero essere minimal. No. Anzi, a volte vuol dire essere clinici e chirurgici, no? Prima abbiamo parlato di cose di musica tagliata più con la mannaia che col bisturi. Ma però è un colpo di mannaia ben preciso. Preciso. Non è mai un colpo a caso, non è mai uno sfregio. Certo. Per cui ha molto senso questa cosa. Ma ci sarà mai una parte 2? Cioè una collaborazione che, raga, l'abbiamo fatta, è andata bene, stringiamoci la mano e dopo adesso, i live... Se facciamo un disco di platino, sicuramente... Quindi è una promessa con riscatto la tua, cioè se funziona veramente tanto bene è sicuro lo rifacciamo. No, vabbè, il platino non lo faremo mai, quindi abbassiamo un po', dai, un disco di piombo.
Ma altra cosa da insider, ma più o meno, com'è la promozione di un lavoro del genere? Non è semplice in questo periodo storico dove sono tutte le possibilità di arrivare alla gente, ma anche le difficoltà del fatto che la gente ci vogliono arrivare tutti e tutti nella stessa maniera, no? Per cui diventa un po' difficile. Sì, voi che non abbiamo realizzato nemmeno un videoclip, per dire. Ok, in realtà siamo un po', siamo stati un po' lesi da sto punto di vista. E non lo so, come si fa la promozione? Io non ho idea di come si faccia la promozione, ma mi sembra che forse oggi molto più di prima, o sicuramente più velocemente di prima, è un continuo cambiamento, nel senso che poi per quanto tu possa provare a calcolare, sicuramente avere tanti soldi da investire certo, aiuta, ma quello certo, sempre in tutte le epoche, però in qualche modo ecco, sicuramente escono 10 volte i dischi che uscivano anche solo 10 anni fa, e 10 anni fa ne uscivano 10 quanto ne uscivano 20 anni prima, quindi ora è sicuramente un far west. Io un po' per esperienza personale, perché per esempio un disco come Artificial Kid che quando è uscito ha fatto un giro veramente brevissimo e poi è sfumato, anche soltanto 5 anni dopo aveva preso, come dire, un suo status. Quindi io sono fermamente convinto che, siccome la musica è per sempre, ad un certo punto se ha un valore, l'affezione delle persone arriva e rimane. Quindi ovviamente io credo nella mia musica, la promozione è una parte importante, ma come dire, io punto sempre sulla musica, certo, certo, sull'arte in generale, sì, no? sul fare le cose. Nel frattempo di treni ne sono passati, abbiamo visto un pomeriggio diventare una sera. Io vi ringrazio veramente. Spero di avere l'occasione di venirvi a vedere dal vivo, sia con Fegato che con Fabio. Siete invitati, voglio vedere. Grazie, supportate Fegato.